Una mobilità sostenibile nell'area transfrontaliera attraverso la promozione della condivisione di auto di proprietà, il carpooling. Un'occasione per migliorare l'ambiente e per aumentare l'attrattività del territorio transfrontaliero. Un lavoro lungo e rallentato in parte dal periodo di pandemia per promuovere un cambiamento culturale in una zona, la Bassa Valle di Susa, scelta in via sperimentale. La città metropolitana di Torino, come capofila del progetto CoinGo, ha prima di tutto sviluppato un'indagine sulle abitudini e sulle disponibilità del pubblico disposto a praticare il carpooling e coinvolto gli amministratori locali per migliorare l'offerta grazie alla realizzazione di un sistema di fermate del carpooling. Durante la pandemia, i professionisti di Città Metropolitana di Torino hanno progettato e lavorato in squadra per creare la grafica dei totem informativi e delle paline, da realizzare ed installare ad Almese, Avigliana, Bussoleno, Caprie, Caselette, Chianocco, Condove, Susa, Vaie, Venaus e Villardora. Intanto, durante la 20ª edizione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, dal 16 al 22 settembre, si sono organizzati punti informativi per illustrare ai cittadini le opportunità offerte dal servizio, che si può attivare semplicemente scaricando un'app. Si tratta dell'app JoJob Real Time Carpooling, attraverso la quale ci si potrà iscrivere alla community CoinGo. Sarà l'app ad organizzare gli incontri tra autisti e passeggeri che condividono il medesimo tragitto. Il passeggero dovrà versare al conducente un contributo ai costi del viaggio pari a 5 centesimi al chilometro. Sull'app è presente anche una funzionalità facoltativa attraverso la quale sia l'autista che il passeggero possono indicare se sono in possesso del Green Pass.